Salve, ce ne sono Jack Gaming Knowledge e benvenuti in questo video in cui ci dedicheremo ai livelli del mondo segreto, tra virgolette, Ski Freezed. Ok, sono sinceramente intimorito. Ok. Tra l'altro ho subito il timer, forse c'era entrato. Questa è particolare come cosa. Ma poi sbaglio o va più veloce del solito sta cosa? Boh. Ok. Conosco nemmeno il livello. Vabbè. Ero di nuovo convinto di passarci. Ma ero convinto molto male. Uffa. Fortunatamente l'orologio è ancora qua. Maledizione. Questa volta invece ero convinto che la bomba nella quale dovevo passare a destra e non a sinistra fosse la prima. Sono proprio rincitrullito. Ok. Spero di non morire di nuovo come uno stupido subito all'inizio. Ok. È una cosa buona iniziare con col timer, così posso guardare un po' il livello. Non credo convenisse molto prendere quella cassa da due, però non lo so, forse mi sbaglio. Oh, wow. Oh mio Dio, 100. Sarò tipo a metà livello. No, l'ho perso in maniera stupidissima. No, maledizione. Vabbè dai, lo zaffiro è ancora a portata di mano, lo so. Lì non ci passo. Qui invece sì. No! Mi sembrava fossero tre. Ma fossero tre a forma di triangolo. Mamma mia. Oh, no, la cassa da due iniziale. Vabbè, se ne frega. Ah, un inizio veramente magnifico. Inizia a non sembrarmi più tanto complesso. Forse qua dovrei fare tipo... A me era da 3 quella cassa. Forse un po' la pena ne è valsa. Ok, siamo a 25 secondi ai quali dovrei tipo eliminare 4 secondi. Perché non ho preso le casse iniziali. Vabbè, buonanotte.
In realtà è abbastanza scorrevole il livello. Ah. Ok, ora sono confuso. Queste bombe che si muovono piano piano a destra e a sinistra mi stanno facendo impazzire. Questa la evitiamo come l'altra volta. Madonna di rallentamento. Cioè mi sembrava che queste tre, in realtà in quella centrale ci fosse un po' di spazio praticamente. Oh mamma mia! Fortunatamente mi sono accorto che si muoveva. Appena in tempo, mamma mia. Qua? Ok, semplicemente il percorso. Bellissimo sto livello. Vabbè, quella lì da due se ne può stare lì. Ok, ci siamo. Vabbè. Ok. E quella qui aspira un poveraccio come me. Tieni premuto in avanti durante un salto per immergerti in profondità. Adesso conosciamo l'oscuro segreto dei salti. Vabbè, questa volta dobbiamo solo prendere tutte le casse e quindi goderci il livello in maniera normale praticamente. Sfortunatamente 100 sono un bel po' e un po' di paura che nemmeno potrei perdere qualcuna. Cioè, paradossalmente tendevo a credere che la prova a tempo fosse più semplice. Ora vedremo. Perché la mappa è abbastanza larga e ho paura di dimenticarmi qualcosa in giro. Non vorrei, come al solito, prendere e tornarmene tipo indietro fino alla fine. Fondamentalmente spero non ci siano casse sott'acqua, perché più che altro sono quelle che fregano. Ma sembra non ci siano in realtà. E mi sembra di non averne viste. Nemmeno qua. Vabbè. Bel sospiro ho fatto. Madonna quanto è insidiosa sta zona. Le bombe si muovono in maniera strana. Ecco, tipo questa zona qua, no? Che c'è a fare? Oh. Ah! Volevo evitare il salto e sono morto. Qua è interessante, guardate come hanno curato i vari livelli. In questo livello non ci sono umani, cioè nemici umanoidi, non ci sono barche, non c'è niente. È solo pieno di bombe. È interessante questa cosa. È tipo una spiaggia lontana, abbandonata.
affascinante. Mamma mia. Credo si possano prendere entrambe, ma non lo scopriremo. Credo mai. No! Madà. Oh. Sono le ore 20:12 e io in tutta sincerità avevo voglia di pizza, ma avrei dovuto ordinarla prima, mi sa. Anche se in realtà so dove poterla ordinare per riceverla comunque non troppo tardi. Ok, l'abbiamo scoperto. La zona della morte. No! Uffa. Ok. Siamo a metà dell'opera. Quella cassa là sopra, no? Com'è che dovrei sbatterci? Cioè, non lo so. Ho un po' di paura. Finalmente un checkpoint. Piano piano, come una vecchietta. No! Ho un vecchietto anche, attenzione. Ho detto vecchietta così. Non perché penso che le donne guidino male. Cioè, quello lo penso a parte, ma non è quello che volevo dire. Prendi! Che hai fatto? Madonna santa. La cassa mi guarda un po' male. La cassa di metallo verde mi era sembrata una nitro. Mi ero dimenticato di essere alla fine del livello. Tutta velocità. Più o meno. Meglio andare come le vecchiette. O i vecchietti. Allora, queste forse non si possono prendere entrambe. Però queste potrei prenderle, se non fossi una merda. Ok. Sono leggermente confuso. Ok. Credevo fosse una zona chiusa quando l'ho vista prima. Cioè, credevo si entrasse da un lato e non si potesse uscire. Qua ci sono le ultime due casse. E come i vecchietti o le vecchiette, le prendiamo. Ok. Ma dai, entra. Wow. Emozione. Allora, intanto abbiamo sbloccato l'ultimo livello segreto. Cioè, segreto, l'ultimo livello qua del mondo extra. E abbiamo gli ultimi due livelli. Cioè, in realtà erano solo tre praticamente, i veri livelli extra. Abbiamo questo qua, non molto bello, oh mio Dio. E poi questo,
Ah, wow. Questo mi pare che è quello che si fa con Crash. Andiamo con questo, va. Addirittura due gemme. Vola attraverso gli anelli nell'ordine giusto. Ah no, pensavo si potesse fare con Crash. Oh mio Dio, non è molto semplice. Forse si prende la gemma completandolo e un'altra gemma prendendo tutto. No! Madonna, difficile. Sto cercando di capire se c'è un modo per accelerare. Ok, posso far esplodere i palloncini anche toccandoli. Sembra che la X faccia un po' accelerare, forse però è solo una stupida impressione. Che non sto più passando nei palloncini nell'ordine giusto. Cos'è successo? 4 su 30. Ah, ho sbagliato tutto praticamente. Ah. Ok. Ok. Forse è meglio riprovare. Colpire i nemici? Sembrerebbe di no. Ok. Forse non conveniva attivare il tempo ora, ma va bene. Ah, vero. Finché prendo sti cosi rimango accelerato. Beh, ma ho perso dei palloncini all'inizio. Forse però posso riprenderli. Continuiamo a provare, va. Merda! Merda, ok, devo rallentare, qua serve rallentare. Madonna quando si accelera. No! E poi sono rimasto quarto tutto il tempo, perché? Come funziona qua? Mi sa che è andato tutto di merda. Forse se prendo il tempo la gara non parte. Non pensavo che questo livello fosse così complicato. Rallenta, porca puttana! Devo sparare ai nemici.
per farli rallentare in maniera infame. Ok, rallentiamo. Continua a essere infinitamente quarto. Credo che lo sarò per sempre, ma come funziona? Ok, rallentare. Rallentare, 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 distruggere, distruggere. Rallentare, distruggere. Mamma mia. Ok. Ho preso una gemma. Ok. Questa cosa non la so. Come si fa? Devo ucciderli? Che devo fare? Ho preso la prima gemma. Vabbè, ora con la prova a tempo vedremo se li raggiungo in qualche modo. Boh. Forse così effettivamente accelero. Sa di sì. Oh mio Dio. Mi sa proprio di sì. Ok, ora è tutto più chiaro. Merda. Ciao amico. Ok, c'è l'ultimo. Posso superarlo? Posso farcela? No! 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 Vabbè, va. Si riparte. Ok, iniziamo fin da ora. Non ho preso il timer. Maledizione, ma perché sono così sfigato? Non c'è più il timer. No, che palle, devo uscire dal livello. Ah. No! Perché? Perché? Che odio! No, no, no! Perché? Perché? Non so come, ma... piano piano ho imparato a farlo senza rallentare. Ah. Ah, che bello parlare troppo.
Ok. Merry Christmas. Ho fatto tipo Babbo Natale, capita? Non era una vera battuta in realtà. Vabbè. Ok. In realtà non ho registrato poi così tanto, ma devo andare. Inoltre non credo proprio che riuscirò a completare questo in tempi brevi. Quindi ci vediamo nel prossimo video, in cui iniziamo da questo livello che sicuramente sarà terribile. Mamma mia. Mamma mia, solo il pensiero. E vedremo cosa succede una volta completati tutti e 5. Non mi ricordo se si sbloccava forse un boss extra qui, oppure se si modificava la boss battle là sopra. Boh, non ne ho proprio idea, non ricordo. Ma forse lo scopriremo nel prossimo video. Solito Gaming and Knowledge.